scoperta dei gusti del territorio. Per parlare di baccalà siamo venuti in provincia di Vicenza con la proprietaria e chef della trattoria Dalla Nana, Antonella Del Bello. Siamo a Romano d'Ezzelino in provincia di Vicenza, un locale intanto che risale al 1909. Certo, era della mia bisnonna che si chiamava Giovanna e di diminutivo non davano nome di Nana. Quali sono i piatti tipici del territorio, i piatti tipici del ristorante con i prodotti ovviamente locali? Certo, allora il nostro piatto del ristorante è il baccalà alla vicentina, che è quello famoso ancora che faceva la mia bisnonna Nana. Poi usiamo tantissime cose locali qui, come abbiamo i formaggi del grappa, c'è il morlacco, c'è il bastardo, poi abbiamo la cipolla rosa di Bassano, abbiamo il broccolo di Bassano sempre, il sedano di Rubbio e usiamo tantissimo, facciamo anche tanto, con gli asparagi bianchi di San Zeno. Abbiamo i suoi tre piatti principali, partiamo dallo stoccafisso alla Mediterranea, come è fatto? Allora, lì abbiamo stoccafisso alla Mediterranea che abbiamo preso dello stoccafisso bagnato per circa un giorno, due giorni, dipende anche dallo stoccafisso. Abbiamo messo in acqua fredda, poi abbiamo messo a fuoco molto lento, abbiamo lasciato un po' bollire, poi abbiamo chiuso il fuoco e l'abbiamo lasciato lì riposare 5-10 minuti. Nel frattempo abbiamo cucinato delle patate bollite di rozzo, le abbiamo tagliate a pezzettini, abbiamo messo della cipolla rosa di Bassano, abbiamo messo del sedano di Rubbio, abbiamo messo le olive taggiasche di Pove, abbiamo messo dei pomodorini e abbiamo fatto dei petali di pane con pane classico e abbiamo messo in forno e fatto dei petali così. Il tutto, quando il baccalà appunto è finito di 5-10 minuti, l'abbiamo sgocciolato e abbiamo messo in questo insieme di sapori e l'abbiamo condito con dell'olio extravergine di oliva di Pove. Un altro piatto è il merluzzo in crosta d'erbe. Quello lì è un merluzzo, è un pesce fresco praticamente, abbiamo fatto prima a brustolire in forno del pane integrale e abbiamo sminuzzato delle erbe aromatiche, timo, erba cipollina, origano, maggiorana, dell'aneto e le abbiamo sminuzzate assieme al pane grattugiato, poi l'abbiamo messo sopra a dei filetti di merluzzo che abbiamo precedentemente messo dentro nel forno per circa 10 minuti. Nel frattempo abbiamo preso un porro, l'abbiamo cucinato con del latte, abbiamo ridotto un po' la salsa e abbiamo frullato e l'abbiamo servito con questa salsa di porro con qualche pezzettino di pomodoro e qualche pezzettino di limone per dare un po' di freschezza.